libertà. Benvenuti Angoletto Rosso Nero, l'angoletto, siamo tornati, lasciato il salottino, siamo tornati all'angoletto. Il vostro Sebazzillotto, come sempre, buon inizio settimana a tutti quanti ragazzi, a tutti quanti, buon lunedì, buona zona rossa, da qui fino a dopo Pasqua e poi vedremo. Allora, raga, come mai quell'intro? Come mai quell'intro? Voi vi chiederete, come mai quell'intro? L'intro è stato... Ora ve lo spiego subito, pazientate un attimo, mi raccomando però, prima iscrivetevi con like e campanellina attiva, così potete vedere tutti i miei video, vi arriveranno le notifiche, e poi se vi va, venite nel mio canale, guardatelo, e decidete voi, siamo in democrazia, almeno su queste cose, se volete pigiare i tasti, pigiateli, se no, raga, ognuno rispetto alle proprie scelte. Allora, ma come mai ero... Anzi, ora dico un'altra cosa. Siamo delle nazionali, anche ieri sera grande prestazione, grande, primo tempo sicuro contro la Bulgaria della nostra Italia, punteggio pieno dopo due partite, mercoledì andremo in Lituania, anche quella penso sia la più abbordabile di tutte le tre partite, del filotto di partite che abbiamo avuto finora. Il secondo tempo sempre un po' mosci, forse tiriamo il freno un po' perché giustamente partite ravvicinate, qualche rete in più sarebbe stata male, però... Raga, l'importante è vincere e stare primi e andare in Qatar. Si va tutti in Qatar. Allora, però voglio dire, poi per quanto riguarda i rinnovi, ancora tutti questi giorni iniziano questi rinnovi e Raiola vuole le commissioni e quell'altro si decide e ora è scappato fuori il procuratore di Franchi, del President, che vuole 5 milioni. Prima di tutto, a Franchino, wherever will be, 5 milioni per quello che sta facendo. È vero che due anni ci ha fatto smadonnare, anche se era indispensabile, comunque non era quello visto. Però, raga, è un anno e mezzo che a alti livelli. È il motore, è il polmone della squadra, è la muraglia della squadra. Allora, te quei 5 milioni gliele devi dare. Se vuoi fare una squadra competitiva, a te quei 5 milioni gliele devi dare, quei 5 milioni. Non facciamo queste cazzate. Non le facciamo per quell'altri, se vogliono rimanere, bene. Se no, prendono, per me si possono levare anche da cosiddetti coglioni, testicoli, si levano con i loro procuratori e vanno a cercare altri lidi che riterranno più opportuni. Però come vengono coccolati qui a Milano, non le coccolerà nessuno, questo statene certi. E ci devono pensare bene, devono prendere una posizione, dovranno di qualcosa invece che far parlare sempre quei cazzo di procuratori. Volete parlare? Hablano? Volete hablare, speak, English, Italian, French, Turkish, language, Deutsch, no, don't worry, speak, hablate per piacere, hablate. Allora, però comunque torniamo ora al vero fulcro di questo video. Raga, sommossa popolare, dobbiamo fare una sommossa popolare, basta, è tutta una presa di culo. È tutta una presa di culo, già quest'anno come l'anno scorso, è tutta una rottura di cazzo con queste cazzo di piattaforme, scusate il cazzo ma c'entra sempre perché qui proprio fanno girare il cazzo, è tutta una rottura di coglioni, una presa in giro con queste piattaforme, DAZN, Sky, e poi che cazzo c'è, basta, anche quest'anno che ha preso DAZN per il prossimo anno. Io l'ho visto qualche partita su DAZN, ma che è un servizio quello decente? È un servizio decente da far pagare? Da far pagare? E da dargli tutte quelle partite? Secondo voi? No, perché dicono è il futuro. Per ora il presente è una gran cacata, pazzesca, il presente. Sky, secondo me, avrebbe anche più soldi di DAZN, ma tanto sono tutti accordati. Perché poi fanno come quest'anno, che capita la partita, che è sempre stata su Sky, il Milan e l'Inter, sempre, arrivano al derby della vetta, dove te lo mettono? Per muovere, per spillarci un po' di soldi? Dove ve lo mettono? Su DAZN, ma guarda te, sempre stata su Sky, così tutti a pagare DAZN, a attivare quello e quell'altro. Perché lo so, si chiede addirittura, ha mosso anche più soldi e dietro sono accordate. Devono smettere di prenderci per il culo. Sommossa, dobbiamo
Dobbiamo, e ora poi è entrato in mezzo anche Amazon con la piattaforma Prime, non si sa se poi le prende o no. L'unica cosa certa è che perlomeno sulla Rai la nazionale la danno. E partita in chiaro di Champions League, Mediaset te la danno almeno una settimana. Quello su TV8, a parte quando gioca il Milan nelle coppe, le danno per bene. A noi no, vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Però anche queste piattaforme a pagamento fanno bene alla gente andare, come faccio io, andare a cercare nei siti di calcio streaming e guardarsi le partite. E fa proprio bene, da qui in avanti. Questo è un messaggio che dico a tutti, invece di dire le solite cazzate e poi non fare mai niente. Basta, basta, mandiamoli falliti, basta. Nessuno le fa più l'abbonamento, decoder, schede, cazzate varie. Basta, basta, raga. Ci stanno prendendo in giro, ci stanno spillando soldi, oltretutto con l'annata che stiamo attraversando. E venire a chiedere altri soldi perché se no uno non può vedere partite. Allora se vi dico, faccio bene a guardare le streaming e sul cazzo di computer. E faccio bene. E per me, me lo pociano a me. Capito? Questo è un invito che faccio. Poi ognuno è libero di fare come gli pare. Però non vi lamentate, eh. Non vi lamentate più se poi ci avete DAZN e poi magari una partita o due ve le mettono su Sky e vi tocca fare l'abbonamento Sky e attivarlo per guardarvele. Avete capito come funziona il giochetto? Sono tutti d'accordo, tutti. Paghi uno, ma paghi tutti. Con questo per oggi vi lascio, ragazzi. Ah, forza Azzurri, ieri sera live reaction a bar dei tifosi, un'altra volta, come mai di consueto per le serate che si tingono di azzurro. E niente, vi saluto, per oggi è tutto. Speriamo entro inizio di campionato, aspettare o no questa Champions. Non lo so se conviene a tutta alla tranquillità. Io spero che si diano una svegliata con questi rinnovi. Per quanto riguarda il mercato, ne parleremo di acquisti probabili, voci che mi piacerebbero a me vedere la nostra squadra e tutto quanto. Forza Azzurri, forza Paolino, non ti fa mettere in piedi in testa da quel buzzone cazzone di Raiola. Non ti ci fa mettere in piedi in testa, per piacere. Fatti rispettare, tutta la società si faccia rispettare e come noi dobbiamo farci rispettare per questi cazzo di diritti TV, per queste cazzo di piattaforme, ok? Un abbraccio, ciao.